Oi, chick. Vieni. Ehi. Aspetta, passa di là, non ci sta più niente qua. È solo questo qua. Oggi come destinazione abbiamo il finale di stagione a Belvald. Comunque, vista la nostra professionalità di gara, stamattina ci siamo svegliati giusto forse mezz'oretta dopo, un'oretta. E niente, siamo un po' di fretta e ci vogliono 3 ore. Dobbiamo muoverci per le 10, 10 e mezza, non vogliamo essere su a fare tre punti. Aieie, butta. Sì, qua è già piena. Però boh, vediamo un po', metterla. Mettila qua, passala qui. Sky, partiamo. E oggi? Cosa? Sei proprio bello oggi. Lo so, sono bellissimo. Iniezione sestola. Di là, andiamo. Ciao. Siamo arrivati in Svizzera. Guardalo. E adesso niente. Adesso si rispettano i limiti. Prima cosa. Oh. Vabbè dai, 8 gradi, ma almeno adesso non si sentono. Dai, via subito track walk. La situazione è questa, siamo arrivati a Belvald. Prendiamo il numero. C'è da pagare ancora 15 franchi per non si sa che cosa. Fa un freddo bestia e dobbiamo andare ancora a fare track walk. Siamo ancora in ritardo come al solito. Il tempo è brutto. Mi sa che lascio la macchina alla camera e mi prendo la GoPro. Piccolino. Non è piccolo, no? Perché c'è qua un... c'è grandine, neve, boh. Nevica, fa un freddo devastante. Fa freddo per forza. Vabbè, iniziamo sto track walk. Anche questo un po' impato così non mi piace tanto, perché è piatta rilassata. Poi mi sa che va a finire che su questa curva entro in casa là. Questa abbiamo finito track walk, per cui mangiamo qualcosa e si va a provare. Clamoroso, sei deciso ad uscire stasera. Avevo bisogno di mezz'oretta. Siamo pronti a girare. Quasi. Ah.
succede? Allora facciamo un piccolo resoconto. Ho portato dietro la GoPro e le batterie boh sono tutte scariche. Mi sa che non filmo niente oggi. Comunque pista ci sta, è bella, è polverosissima, è... scivola un po' ovunque, però molto bella, lunga, tecnica. Di guarda, onestamente non abbiamo ancora. Niente, prove finite. Raga, sono le 6:10, dobbiamo ancora andare in albergo, sistemare la roba, cambiarci, fare la doccia. Freddo assurdo e andare a trovare un ristorante proprio il più economico di tutta la Svizzera. Questa è la situazione. La situazione, raga, siamo talmente in sbattimento che le bici le abbiamo prese e le abbiamo caricate su così proprio. Come capita. Piano piano. Andiamo. Sì. Riassumendo, siamo arrivati al nostro alberghetto e adesso portiamo su tutta la roba in camera ed è proprio un disastro. È stata proprio una giornata veloce, passata velocissimo. Sono veramente di fretta, per cui mi sa che filmerò ormai domani. Oggi è andato un po' così, pochi video, la GoPro non l'ho registrato, non c'è niente. Andiamo in camera, mangiamo e ci riposiamo per domani per le qualifiche, nella speranza che faccia un po' più caldo di oggi. Mattino e sono le 7:15. Che palle, è fuori è ancora notte. Beh, fa freschino come ieri. Le prove iniziano già alle 8, ma penso che andiamo su un attimino l'ora dopo. Adesso colazione, prepariamo la roba e andiamo su. Noi dobbiamo salire sulla A. Proprio là dove c'è la nebbia. E c'è un po' di nebbia, ma proprio poca. Ma proprio pochissima. Poi là, guarda lì, si vede benissimo. Si può notare. La situazione è abbastanza tragicomica. Sì, tragica. 8 gradi. Da notare come è vestito questo, come un terrone. Guarda che ti appuzzi poi di aio. Ma non è vero. Ma vecchio, ma ce l'hai nel sangue adesso. Ma su di aio. Oh, dai, ci si inizia a scaldare un pochino. A due giri, adesso salgo per il terzo e con questo giro qui farò la mia track preview, nel mentre che Giacomo sistemerà la sua lente a contatto, nella speranza che non ci sia da andare di nuovo in albergo per riprendersela, se no lo ammazzo. Si sale e vediamo di farla bene. Oh!
trek poi più fatta. Torniamo alla macchina. Io quello proprio finito. Il tracciato è proprio fisicamente impegno, arrivi verso la fine che le velocità sono veramente alte. 4. Vedremo poi come va in qualifica. Jack, la trovate? No. No. Quindi? Devo andare giù. Oh, merda. Ma quello lì è un deficiente. Sono 25 anni che te lo dico. No, è un momento, passerà. È un momento lungo. Quando cazzo passa sto momento? E io andiamo giù, andiamo. Bene, 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 siamo tornati in albergo. Questo Giacomo che prende studenti a contatto, che ovviamente non se li ha portati dietro. Tutto a posto. Ma hai preso anche le lenti di scorta per caso? Sì. Ok. Come previsto per le 3:17, quindi adesso spuntino e poi mi metto a dormire in macchina. Allora abbiamo qua da mangiare. Bravo. Insalatissime. Acquetta. Gelle. Op, op, op. Jack è tornato fresco, fresco di prova. Perché hai visto il 60 che andava a chiodo? 40. 40. Il 43 l'hai beccato? No. 47 o 49, dai. Una cosa che fa più ridere è... Raga, qua Giacomo c'ha il 42. Io non so come è stato dato questo numero, ma... Ma infatti qualifica vecchio. Qualifica, se mi prendono... Fermo. E potrebbero prendermi anche questi qua. Vabbè, oh, quello dietro di me poi... Dai, solo uno. Solo uno, oh dai, solo uno, almeno uno. Che è successo? No, guarda. Buona Jack. Like a goddamn fool. Yeah boy. Simone Bricola 4:19:96. Rai 6 posizione. Post qualifica. Io non voglio il tempo che ho fatto perché poi mi sembra già troppo basso. Non va bene, è lunghissima, sento i piedi rotti, non le gambe, i piedi rotti, e c'ho da pedalare un macello, un po' stancante. È il momento, il numero 42, top 50. Oh Jack, ci vediamo all'arrivo. Dai, frescatina fatta. Adesso dobbiamo andare a vedere col finocchio di Giacomo come arriva giù. Oh raga, Giacomo si è perso. È passato il 43. 41:40. Boh. Dai, Giacomo. No, niente. Oh, arriva piano piano, raga. Infatti qualifica vecchio. Potrebbero prendermi anche. Dai, solo uno. Solo uno, oh dai, solo uno, almeno uno. No. No. Anche stavolta. No. Ma cosa è successo? Oh, dopo l'ultimo Garden, vecchio, ho l'ultimo, fatto l'ultimo, questo qua, ma l'ultimissimo. Ma vecchio dopo ho detto, boh, posso anche pedalare, oh. Pedalato e sono andato per terra. Ma stai scherzando? Ma di faccia, bro. Okay. Poi figa anche le ginocchia, che ho dato una stella. Ma come
Ma ti sei spaccato, ma sei caduto sul dritto? Sì, come un coglione. Oh, posso anche pedalare. Oh, fatto così, vado per terra. Ma che stack hai preso? Ma fa vedere il braccio. Ho grattato di brutto. Cioè, grattato di brutto. E là dove abbiamo noi la macchina, su quella strada lì c'è l'ambulanza. Niente, vai, qua è andata male. Andiamo a fare una visitina all'ambulanza. Vabbè, oh, vengo su che bevo, ma sì, no. Dai. Ti sentivi? Ho deciso steak. Steak. Troppo festo. Oh, spero che riesco a girare domani, sennò vecchio. Sì, dai, mo adesso. Ho grattato più a lungo, ma almeno mi sono fermato. Lì, accidente, questo non l'avevo visto. Brucia un sacco e poi la chiudo. Vabbè, ma vecchio, esco. Ma sono un po' lento, cioè proprio mi è venuto questo pensiero, beh, ma potrei anche dargli una pedalata, magari era quello dietro. Oh, raga, Giacomo una volta che dice prova a pedalare in gara cade, fa ammazzare. Tornato il nostro povero Cristo. Adesso birretta e faccio un ritorniamo in albergo. Ah, il sole, sole. Ah, smontiamo i tutti dentro. Camera. Ci riposiamo, che domani gran finale di stagione. Spero di svegliarmi bello gasato per domani. Come ieri, stesso tempo di merda, che palle. E stamattina siamo un po' di corsa perché la gara inizia alle 11:30. Se va bene forse farò una discesa di prova. No, vabbè, mi basta. Sì, dai. Tanti auguri a... Sì, va bene, ok, auguri. Auguri miei 17 anni, grazie, grazie, grazie. Qua c'è solo nebbia e la macchina mi segnava 6 gradi. Che palle. Hoya te, we are Wakanda, and the hippie we are Nakasajina, hoya te. Hey, 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 hey
prove finite. Giacomo è dura, è dura, è dura, è dura. Male il tricipite qua, non so che cazzo. Gambe. Mi dà fastidio quando figa devo fare le curve così. Tu una curva partita anteriore, ha tolto il pedale, ha messo il piede. Sì. Figa, ora male. Come disse qualcuno, l'importante è partecipare. 5 franchi per un panino lurido e freddo. Vaffanculo. Svizzeri bastardi. Vabbè, buon appetito. Sono gasato. Momento, tra mezz'oretta parto. Jake. Ci vediamo dopo. Ti lascio la camera. Oh, che hai combinato? Non ho capito quanto, 4.20? Sì. Ah, scemo, ci ha messo i piedi ieri. Ah, cosa hai fatto? Oh, non lo so. Ma non ti sei spianato? No. Ma hai pedalato? Sì. Boh, allora... C'erano alcuni pezzi che... Sì, mi sentivo un pochino più lento, però... Peccato. Ok, no, mi sembra che sei un po' scosso, ti lasciamo. È il momento di gente che viaggia adesso, 42. Il tempo si può solo migliorare, mi raccomando, Come? Ho formica l'anno le mani, come è successo stasera? Che cosa? Non so il tempo perché ero sopra la curva. 4.21. Ho pedalato. Scendere come ti sei sentito? Andava bene? E anche lui risponde. Ma come fisico? Non è andata male. Bene. Bravo Jake. Ho cercato di dare il meglio che potevo, ma sfortunatamente non è andata proprio come volevo. Infatti il tempo di gara è rimasto uguale a quello della qualifica di ieri, e a dirla tutta ho anche peggiorato il tempo di un secondo. Me ne esco un pochino abbattuto e sconfitto da questa gara, a cui tenevo veramente tanto, essendo l'ultima gara di stagione. Ciao Belvald! Handicappato. Macchina sistemata, ci concediamo un attimo di relax e andiamo a visitare il piccolo paesino di Belvald. Abbiamo fatto un piccolo giro nel centro di Belvald e... bellissimo. Molto molto bello. 23 anni, buttati nel cesso. Thank you.
stato un anno di gara impegnativo, difficile, ma divertente come sempre. Con quest'anno ho anche iniziato a fare le mie prime gare nel circuito europeo dell'XS e ne sono veramente tanto soddisfatto. Per cui il mio obiettivo per questo fine stagione è quello di cercare di allenarmi al meglio per arrivare preparato a quello che sarà la nuova stagione 2020. Niente, detto questo, aspettiamo la stagione 2020.